Abbiamo parlato a lungo di Friedrich Nietzsche, l'abbiamo visto sotto diverse prospettive, analizzato in diverse opere e oggi chiudiamo, oggi mettiamo l'ultimo tassello al percorso. Vi vorrei infatti parlare del nichilismo, che è un elemento importante dove bisogna fare qualche precisazione, e poi del cosiddetto prospettivismo, che è forse l'elemento più difficile da comprendere, anche più oscuro della filosofia di Nietzsche, che però si lega a quello che abbiamo già detto, alla volontà di potenza, eccetera, all'oltreuomo e così via. Quindi oggi chiudiamo, andiamo a cominciare. Fuori caffè come sempre, Batman l'ho spostato un po' più a destra, Topolino a sinistra, in modo, né destra né sinistra, in modo che si vedano bene, io non finisca sempre per impallarli mentre mi muovo con la testa. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia che usa questi due pupazzi per farsi da mascotte, a volte li uso per fare degli esperimenti, cose strane, ma generalmente spiego argomenti di storia e di filosofia che più o meno seguono in parallelo il programma appunto che si fa alle superiori, per storia in tutti i tipi di superiori, per filosofia nei licei. In descrizione, se andate a vedere, trovate infatti dopo così il sommario dell'incontro di oggi e varie cose, trovate anche le playlist di storia e di filosofia complessive, dove ho messo tutti i video che ho fatto di storia e tutti i video che ho fatto di filosofia in ordine, a seconda di come sono cronologicamente presentati anche nei libri di testo solitamente. E quindi se volete cercate Hegel, cercate Kant, cercate altre cose, andate a vedere lì e trovate tutto o quasi tutto. Nietzsche, oggi parliamo di Nietzsche, però questo è il tema del giorno e come vi dicevo in realtà è l'ultimo video su Nietzsche perché ne ho già fatti 4, 5, 3, non mi ricordo più, 4 forse, 4 o 5. In descrizione vi metto subito la playlist che ho creato proprio con tutti i video di Nietzsche in ordine, su Nietzsche in ordine, e vi potete un po' recuperare quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. Oggi sarà una lezione abbastanza breve, almeno rispetto al mio solito, perché devo solo chiudere alcuni brevi discorsi, ma in fondo le cose importanti le abbiamo già dette tutte. Abbiamo parlato del superuomo o oltreuomo che dir si voglia, abbiamo parlato della volontà di potenza, dell'eterno ritorno all'uguale, del caos di questa vita e di questo mondo e dei nuovi significati che noi dobbiamo dare a questo mondo. Però ci sono due cose da dirimere ulteriormente che oggi presenteremo. Da un lato, ve lo dicevo già in premessa, il nichilismo, dall'altro il prospettivismo. Parliamo prima di tutto del nichilismo. Allora, ve l'ho già detto in un video precedente. Cosa si intende normalmente, solitamente, con nichilismo ancora oggi, in filosofia, ma a volte anche nel linguaggio comune? Il nichilismo significa non credere in nulla, non, o meglio, ritenere che nulla abbia senso. Nihil, in latino, vuol dire niente, nulla. Quindi il nichilismo è quella filosofia che si basa sul nulla e che vede il nulla in vari ambiti. Ecco, Nietzsche è un nichilista, questa è una domanda che ci si può porre. In effetti Nietzsche da alcuni viene accusato di essere un nichilista, perché con la morte di Dio, con la critica a tutte le metafisiche, finisce per distruggere molti dei valori in cui l'uomo aveva sempre creduto, forse addirittura tutti i grandi valori in cui l'umanità aveva sempre creduto, annulla i valori, quindi in fondo lo si può vedere come un nichilista. Nietzsche come reagisce davanti a queste accuse che già lui era consapevole che gli potevano essere rivolte? Reagisce intanto specificando cosa si può intendere con nichilismo, perché è una parola che può avere varie interpretazioni, e poi anche in parte accogliendo le critiche, dice sì, io da un certo punto di vista sono il primo vero nichilista, e però il nichilismo non è per forza il punto d'arrivo della mia filosofia. Adesso vi spiego meglio. Infatti Nietzsche afferma che nichilismo può innanzitutto essere interpretato in due modi. Uno può essere, ad esempio, il negare il valore di questa realtà in cui noi viviamo. Anche questa, dice Nietzsche, è una forma di nichilismo. Se io mi guardo attorno, vedo il mio mondo, vedo il mio corpo, vedo tutto ciò che è qui attorno a me, e dico tutto questo non ha alcun valore, non conta niente, non è importante, questo è falsità, questo è inganno, di fatto sto negando il valore di ciò che vedo, di ciò che tocco, di ciò che mi circonda, lo sto annullando. Quindi anche svalutare il nostro mondo è una forma di nichilismo, secondo Nietzsche. E da questo punto di vista Nietzsche non è affatto un nichilista, perché Nietzsche non svaluta il nostro mondo, anzi, Nietzsche rivaluta il nostro mondo.
Secondo Nietzsche, i veri nichilisti da questo punto di vista sono il platonismo e il cristianesimo. Platonismo e cristianesimo sono stati in filosofia e in religione le due dottrine che hanno insegnato all'uomo che questo mondo non vale niente, che questo mondo è una pallida imitazione dell'aldilà, che questo mondo è incompleto, imperfetto, che non ne vale la pena sostanzialmente, mentre il paradiso o il mondo delle idee sono quelle le vere realtà, lì c'è il vero essere. Quindi, afferma Nietzsche, occhio a dare dei nichilisti a qualcuno, perché se vogliamo proprio dire chi sono i veri nichilisti, forse i cristiani sono nichilisti anche loro, dice Nietzsche, cristiani e platonici. E questo è un primo aspetto, un primo modo di intendere la parola nichilista. E vabbè. Poi però c'è anche un'altra possibilità, si può intendere la parola nichilista, nichilismo, in modo diverso, perché può essere chiamato nichilista colui il quale distrugge appunto i valori, distrugge le metafisiche, distrugge i sogni che hanno segnato la vita dell'uomo per secoli, secoli e secoli. In questo senso Nietzsche dice, allora in questo senso sì, io sono un nichilista, perché cosa ho fatto con la mia filosofia? Ho fatto, almeno in una certa fase, il leone, vi ricordate? Cammello, leone, fanciullo. Ho fatto il leone, cioè ho aggredito i grandi valori dell'Occidente, la razionalità, la logica, la metafisica, il credere in un senso razionale del mondo, Dio, ho aggredito tutte queste verità che erano ritenute inconfutabili e ho cercato di tutto per farle crollare, le ho distrutte. Quando diceva io sono una dinamite intendeva proprio questo, io sono qui per distruggere i valori che tutti hanno sempre creduto veri, ma che non sono veri. Io sono qui per abbattere i valori. In questo senso sono un nichilista. Anzi, Nietzsche, appunto, con sempre con la sua scarsa modestia, arriva a dire io sono il primo vero grande nichilista da questo punto di vista. Perché sono stato il primo a scardinare i valori, a metterli sotto accusa e a farli crollare. Quindi il nichilismo non è di per sé una cosa negativa. Se lo intendiamo nella visione cristiana, in quel senso, il primo senso che vi ho detto, allora sì, lì è svalutare il nostro mondo, è ingannarsi e quindi è un nichilismo negativo. Ma se il nichilismo è un tentativo di abbattere le bugie che ci circondano, e Nietzsche ritiene di aver fatto questo, allora il nichilismo è un'opera buona, è un'opera necessaria che bisognava compiere. Però non basta tutto questo, bisogna fare un passo in più. Perché in fondo, afferma Nietzsche, sì, io sono il primo vero nichilista, ma non sono l'unico. Ci sono anche altri che hanno attaccato i vecchi valori. E qui, nel percorso che abbiamo fatto anche noi, dobbiamo pensare ad esempio Feuerbach, Marx, la sinistra hegeliana. Ad esempio loro attaccavano magari la religione, solo quello, o il capitalismo, o alcuni elementi. E li attaccavano veementemente. Ma poi anche il positivismo, in fondo, che attaccava le metafisiche. Anche quella è una filosofia da un certo punto di vista nichilista, cioè che mette in dubbio alcuni valori. Nessuno ne ha messo in dubbio così tanti come Nietzsche, forse, però alcune filosofie hanno messo in dubbio almeno una parte dei valori. Quindi anche queste filosofie sono forme di nichilismo, però queste filosofie hanno in un certo senso avuto paura di andare fino in fondo. Nel senso che una volta aver abbattuto i vecchi valori, quelli della religione, quelli della metafisica, quelli della tradizione, quelli della vecchia filosofia, una volta abbattuti questi valori, si sono subito affrettati nel crearne di nuovi che erano comunque esterni all'uomo. Facciamo l'esempio di Marx. Nietzsche non è che spenda parole su Marx, ma è per farvi io un paragone con qualcosa che abbiamo spiegato da poco, per aiutarvi a comprendere il filo. Cosa fa Marx? Marx certo critica la religione, dice che è l'oppio dei popoli, certo critica l'economia, dice che è tutta un'economia inventata dall'uomo per mettere sotto il proprio giogo, per sfruttare gli altri, eccetera, 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 benissimo. Ma una volta che ha abbattuto i vecchi valori, dice all'uomo adesso creati di nuovi valori? No. E dice, io vi propongo un nuovo valore, il socialismo. Altre filosofie dicono, io vi presento un nuovo valore, la scienza. Questo fa il positivismo. Io vi presento un nuovo valore, il nazionalismo, la nazione. Allora, tutte queste filosofie, queste dottrine anche politiche o scientifiche, cosa fanno? Abbattono i vecchi valori, ma si affrettano subito a crearne di nuovi che però assomigliano ai vecchi. Perché se io non credo più in Dio, ma credo nella scienza, non è cambiato poi tanto. Perché anche la scienza in fondo è qualcosa di in un certo senso metafisico, non riguarda me la scienza, riguarda
la conoscenza dell'umanità. Vabbè, qualcosa che un po' trascende me, che va oltre me, qualcosa di esterno a me. Se io non credo più in Dio, ma credo nel socialismo, vabbè, il socialismo, per carità, ma è anche concreto da un certo punto di vista, perché vuol dire migliorare le condizioni di vita, però è sempre qualcosa che va oltre me. Capite? Che io non misuro, il socialismo è il trionfo del proletariato a livello globale e mondiale. Vabbè, io cosa conto in tutto questo? È qualcosa che ha comunque un aspetto quasi metafisico, che va oltre, che trascende il singolo. Quindi, cosa fanno molte di queste dottrine? Abbattono i vecchi valori, ma ne ricreano i nuovi che, per molti versi, assomigliano ai vecchi valori, che sono sempre esterni all'uomo, che sono sempre imposti dall'esterno, che l'uomo non sceglie di per sé, che l'uomo non crea. Il superuomo, invece, l'abbiamo detto l'altra volta, il superuomo crea i suoi valori. Cala sul mondo le proprie interpretazioni, ma le sue, non quelle che gli dice Marx o quelle che gli dice Darwin o chi altro. Lui è padrone del suo mondo, non i capi politici, i capi filosofici o altro. Capite la differenza? Ora, questo nichilismo è un nichilismo che ha un certo senso, mi dicevo, paura di andare fino in fondo, perché il nichilismo cade facilmente in un equivoco. Crede che dire che i vecchi valori non contano più significhi dire che non c'è più nessun valore. O meglio, la ripeto, affermare che la vita non ha nessun senso metafisico implica necessariamente ammettere che la vita non può avere nessun senso. Non è così. Perché per Nietzsche è vero che la vita non ha nessun senso metafisico, cioè nessun senso, significato che trascenda, che vada oltre noi. Però la vita può avere un senso per noi. Il senso che noi le diamo se diventiamo superuomini. Il superuomo annulla tutti gli altri valori e a un certo punto può avere anche paura di quello che ha fatto. Vi ricordate nel racconto della morte di Dio che c'è angoscia per quello che si è fatto? Come abbiamo potuto uccidere Dio? Come abbiamo fatto? E però, se siamo superuomini, ci trasfiguriamo e non abbiamo più timore di quello che abbiamo fatto e riversiamo sul mondo i nostri valori, i valori che abbiamo creato noi e che danno senso alla nostra vita. La mancanza di senso metafisico non implica necessariamente una mancanza di senso tout court, del tutto. Si può ricreare un senso, ma deve farlo l'oltre uomo, il singolo uomo, lui, non altri. Quindi credere nella scienza, credere nella storia, credere nel proletariato, è sempre credere. Cioè, sempre una forma di fede, sempre una forma di metafisica. E Nietzsche le forme di fede in qualcosa di estraneo a noi non le vuole più sentir parlare. Sono bugie e menzogne, sono favole che ci raccontiamo per cercare di non affrontare il caos della vita. Cioè, in fondo, uno che crede nella scienza, crede che certo, magari non c'è Dio, però la scienza dà un significato al mondo, dà un ordine al mondo. È un tentativo che Nietzsche definirebbe apollineo, no? Perché è un tentativo di rifugiarci sempre nella razionalità, in un ordine esterno a me. Questo ordine per Nietzsche non esiste, sono tutte bugie che ci raccontiamo per star tranquilli, per dormire meglio la notte, ci raccontiamo queste bugie. Ma il mondo è caos, il mondo è distruzione e l'uomo deve affrontarlo da solo. Deve guardare in faccia questo caos e affrontarlo. Quindi la scelta di molte filosofie, anche quelle dell'Ottocento, che un po' avevano iniziato a mettere in discussione i vecchi valori, è un nichilismo che Nietzsche definisce incompleto. Un nichilismo incompleto è quello che certo distrugge, ma non per annullare completamente, per radere al suolo tutto. Distrugge per ricostruire immediatamente con qualcosa che non è poi così diverso da quello che si è appena distrutto. Quindi quello è un nichilismo incompleto e va messo da parte, il nichilismo del socialismo, del positivismo, dello storicismo, tutti i nichilismi appunto incompleti. Bisogna invece passare a un nichilismo completo, un nichilismo che distrugge per distruggere davvero. Anche però il nichilismo completo si divide in due tipologie a sua volta. Cioè esiste un nichilismo completo passivo e un nichilismo completo attivo. O estatico, viene chiamato anche così da Nietzsche a volte, o estremo. Qual è quello passivo intanto? L'inchilismo attivo passivo è quello in cui si distrugge tutto, ma ci si ferma lì. Si rimane come bloccati a contemplare il nulla che si è creato e non si riesce ad andare oltre. Questo è quello che noi a volte chiamiamo nichilismo. Il nichilismo che a volte rinfacciamo a qualcuno, quando anche nel linguaggio comune diciamo sei proprio un nichilista, cosa intendiamo dire? Che è uno che non crede in assolutamente niente, uno di un pessimismo estremo anche, no?
per il quale niente ha senso e niente ha valore. Quello è il nichilismo appunto passivo, perché si abbatte e poi si ferma lì a guardare che non c'è niente, il paesaggio desertico, non c'è nessun valore, non ci potrà più essere nessun valore, e quindi la vita perde anche di senso per un nichilista di questo tipo. Nietzsche non vuole questo tipo di nichilismo. Il nichilismo passivo può essere una fase di passaggio, ma non bisogna fermarsi lì, perché dopo aver distrutto, aver magari anche contemplato la distruzione, bisogna fare l'ultimo passo e giungere al nichilismo attivo, o appunto estatico, o un nichilismo estremo, usa vari termini Nietzsche. Cosa intende con questo nichilismo attivo? È il nichilismo del superuomo, è il nichilismo di chi ha distrutto tutto, ha anche contemplato la distruzione, ma adesso ricostruisce. Ricostruisce non nel vecchio modo per cui ci mettiamo un'altra fede, che sia una sorta di surrogato della fede cristiana o metafisica, no, nessuna fede. Il superuomo, con la sua volontà di potenza, dà il suo significato alle cose, crea il suo mondo, valuta il suo mondo e quindi crea i suoi valori. Valori del superuomo individuali, valori fondati che danno significato alla sua vita, significato unico, irripetibile alla sua vita. Questo è l'esito del nichilismo, che si lega a quello che abbiamo detto però anche l'altra volta. Guardatevi la playlist, trovate il video precedente a questo, quando parlavamo della volontà di potenza, perché la volontà di potenza questo fa. Passa dal nichilismo passivo al nichilismo attivo. Tutto questo ci porta all'ultimo discorso da fare su Nietzsche, che è forse il più oscuro, come vi dicevo prima, che è quello del prospettivismo, su quale i libri a volte vanno via un po' veloci. Anch'io non ci starò tanto, proprio perché, tra l'altro, Nietzsche lo espone nell'ultima parte della sua vita, e anche per questo c'è un po' di difficoltà interpretativa, però è molto famoso e anche stimolante. Poi magari si può non essere d'accordo, ma ci porta a confrontarsi come sempre col pensiero di Nietzsche. Cosa dice questo prospettivismo? È una dottrina che viene esposta in parte nei frammenti postumi e che si riassume alla fine in una frase, che è celeberrima, che è questa, due punti virgolette: non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. Cosa vuol dire con questa frase Nietzsche? Cosa si presume voglia dire con questa frase Nietzsche? Che noi siamo abituati a pensare che nel mondo esistano i fatti, fatti incontestabili, fatti oggettivi, no? Io adesso sto parlando davanti a una telecamera, questo è un fatto, diciamo, no? Un fatto oggettivo su cui sono d'accordo io, su cui può essere d'accordo chiunque altro mi guardi e mi veda. Nietzsche afferma che in realtà non è così, che tutti i fatti, quelli che noi chiamiamo fatti, non sono in realtà fatti, ma sono interpretazioni, cioè modi in cui noi vediamo il mondo, modi in cui noi interpretiamo il mondo, modi in cui noi valutiamo il mondo. Questo può risultare più facile quando, ad esempio, ci facciamo degli esempi che non siano come quello che vi ho appena fatto, ma ad esempio discutiamo di un fatto che ci è successo, che ne so, possiamo discutere di un amico che è triste. Parliamo con un altro amico, cioè Caio che è triste, e io e Tizio discutiamo della tristezza di Caio. Noi ne parliamo, è chiaro che tutti e due abbiamo visto delle cose, abbiamo parlato con Caio, ne abbiamo visto triste, l'abbiamo visto mogio. Allora, per noi la tristezza di Caio è un fatto. Ma in realtà, può darsi che io e Tizio, parlando della tristezza di Caio, non ci troviamo d'accordo. Perché io dico, hai visto Caio quanto è triste? E Tizio dice, sì, beh, insomma, non mi pare così triste. No, ti assicuro, è tristissimo, è davvero col cuore spezzato. Ma dice l'altro, ma io penso che sia cuore spezzato, mi pare esagerato, mi sembra molto meno triste di come tu dici. Possiamo discuterne. Poi arriva anche Caio, diciamo, ma tu sei triste. Guarda, io dico che tu sei molto triste, lui dice che sei poco triste, e l'altro dice, ma io in realtà non mi sento triste, mi sento solo stufo. E quindi un'altra interpretazione. Sentiamo la mamma di Caio, anche la mamma di Caio dice un'altra interpretazione ancora. Il papà un'altra cosa. Ma allora Caio è triste o non è triste? Si può definire in che situazione si trova Caio? In maniera univoca, in maniera oggettiva? Probabilmente no. E su questo siamo probabilmente d'accordo, nel senso che nel descrivere i sentimenti di una persona, ognuno li vede da una prospettiva diversa, da un punto di vista diverso, pertanto non c'è oggettività. Però invece siamo portati a dire che in altri ambiti, ad esempio, se io prendo Batman e lo lancio,
il modo in cui cade, la parabola che disegna, il tempo di atterraggio, eccetera, quello è fatto perché è indipendente dall'osservatore. Lì si afferma che in realtà anche in questi campi, anche nei campi scientifici, anche nei campi che noi diremmo fattuali, in realtà a dominare sono sempre le interpretazioni più che i fatti, sono sempre il significato che noi diamo alle cose più che le cose in loro stesse. Guardate che è un discorso certo estremo, ma che è interessante, perché poi ci permette anche di riflettere. Nietzsche attacca anche Cartesio, per dire, no? Per esempio, buona parte della filosofia occidentale parte dalla constatazione di Cartesio sull'esistenza del soggetto. Vi ricordate Cartesio quando diceva cogito ergo sum? Se non lo ricordate, in descrizione vi metto il link. Cogito ergo sum, penso dunque sono. Una cosa apparentemente incontestabile, cioè l'idea che se c'è qualcosa che pensa, ci deve essere anche qualcuno che pensa. Se c'è il fatto del pensare, deve esserci anche l'autore di quel fatto, cioè qualcuno che pensa qualcosa che pensa. Poi possiamo discutere se è res cogitans, se è il cervello, che cos'è a pensare, però che ci sia qualcosa che pensa, siamo tutti d'accordo di solito, che esista un soggetto pensante, siamo tutti d'accordo, lo diamo come una cosa indubitabile. Però Nietzsche arriva ad affermare che anche l'esistenza del soggetto è un'interpretazione. Anche dire cogito ergo sum è una interpretazione, perché parte dall'assunto che se c'è qualcosa che viene fatto, ci deve essere anche qualcosa che fa. Ma questa è una verità fattuale o è un'interpretazione dei fatti? Nietzsche fa notare che anche questa è un'interpretazione dei fatti, cioè l'idea che se c'è un'azione ci deve essere un soggetto che compie quell'azione. Non c'è scritto da nessuna parte. Come facciamo a dire che sia oggettiva questa cosa? Piuttosto, dice Nietzsche, è una nostra abitudine a vedere che le azioni vengono compiute da un soggetto e quindi riteniamo che se c'è l'azione del pensare debba esistere anche il soggetto del pensare, e cioè il soggetto. Ma, questa non è un dato di fatto. Questa è un'interpretazione. Pertanto, perfino l'esistenza del soggetto, che è il fondamento di tutta la filosofia moderna, potrebbe essere interpretazione non fatto. Questo si lega con quello che dicevamo dell'oltreuomo. Vi dicevo che l'oltreuomo impone sul mondo i suoi significati e le sue interpretazioni, cioè impone sul mondo la sua prospettiva. È lui che crea il mondo, che crea i significati, che crea i valori, vuol dire lui che interpreta il suo mondo, lo interpreta come vuole. Perché attenzione, questo meccanismo di interpretazione non va confuso con quello illuministico kantiano, perché noi potremmo dire, ok, magari interpretiamo il mondo, però, lo diceva anche Kant che noi interpretiamo il mondo, no? Vi ricordate le categorie kantiane? Se non ve le ricordate ve le metto in descrizione. Cosa sono le categorie kantiane? Sono degli schemi mentali attraverso cui noi, che abbiamo ricevuto dei dati, li mettiamo in rapporto tra loro. E quindi di fatto creiamo dei collegamenti tra i fatti. Collegamenti che, diceva Kant, forse non ci sono nel mondo. Forse sono solo nella nostra testa. Forse sono solo rapporti di causa-effetto che esistono qui e non lì. Non sappiamo se esistono anche lì, sappiamo che esistono nella nostra testa. Allora, in fondo anche Kant ci dice che il mondo è la nostra interpretazione, no? Perché ci dice che il mondo è il mondo come lo vediamo attraverso le nostre forme a priori. Se vi ricordate, l'io penso è il legislatore della natura, cioè è chi dà valori e regole al mondo. Quindi il mondo anche per Kant è una nostra interpretazione, ma c'è una differenza tra Kant e Nietzsche, che per Kant la nostra interpretazione del mondo era tutto sommato oggettiva, nel senso che le forme a priori della mia mente, le categorie, certo erano presenti nella mia mente, ma sono presenti uguali in tutte le altre menti umane. Tutti gli uomini, per Kant, hanno le stesse strutture mentali, che sono innate. Pertanto, l'interpretazione che io do del mondo, la visione che ho del mondo, dei rapporti di causa-effetto, di tutta la fisica del mondo, è la stessa interpretazione che danno anche gli altri uomini, perché abbiamo delle strutture identiche. Vi ricordate, come se vedessimo il mondo con le lenti colorate davanti agli occhi. Pertanto io lo vedrò magari blu, perché ho le lenti blu, ma anche Tizio e Caio lo vedono blu, perché anche loro hanno davanti agli occhi delle lenti blu. Quindi interpretiamo il mondo perché lo interpretiamo vedendolo attraverso le lenti, ma lo interpretiamo in maniera identica. E quindi c'è oggettività in fondo, cioè non dipende solo da me. Quello che vedo io è quello che vedono anche gli altri, quello che interpreto io è il modo in cui interpretano anche gli altri. Questo per Kant. Per Nietzsche il discorso è diverso, perché per Nietzsche l'interpretazione non è basata su forme a priori
identiche e universali. Assolutamente no. La prospettiva, l'interpretazione per Nietzsche è frutto del singolo. Ogni uomo interpreta le cose a modo suo. Ogni superuomo soprattutto riesce a dare i suoi significati, che sono suoi, non dell'umanità, degli altri uomini, suoi e basta. Dice, afferma Nietzsche, ogni uomo interpreta il mondo secondo i suoi pro e i suoi contro, secondo i suoi bisogni, le sue necessità, secondo il suo interesse. Io se parlo di Caio che piange, che è triste, perché lo vedo più triste di come lo veda Tizio? Perché lo vedo più triste di come lui stesso si veda? Probabilmente perché ho bisogno di vederlo così, perché ho un interesse a vederlo così, perché mi torna utile vederlo così, perché mi fa stare meglio, perché mi piace che lui sia triste o perché penso di poterlo, voglio poterlo aiutare per sentirmi importante per mille motivi, ma motivi miei, personali, il mio utile, i miei pro e i miei contro. Questi sono i criteri che io uso per interpretare i fatti e sono criteri soggettivi, che non sono gli stessi degli altri. Ogni altro uomo avrà criteri diversi, perché il suo utile, il suo pro e il suo contro, il suo vantaggio e il suo svantaggio sono diversi dai miei probabilmente. Magari in certi casi potranno anche coincidere, ma è un caso che coincidano. Normalmente sono diversi. Quindi anche le interpretazioni sono diverse. Siamo davanti a un soggettivismo estremo. Capite? Non c'è un modo di interpretare che ci permetta di confrontarci con gli altri. Ognuno interpreta le cose a modo suo, ognuno dà i valori che lui vuole. E quindi come volete che possiamo comunicare a livello di valori? Se i valori che ritengo io sono molto diversi e anche il linguaggio, le visioni, le prospettive con cui guardiamo questi valori sono diverse da quelle degli altri. Il prospettivismo è una visione estremamente soggettiva ed estremamente anche individualistica, ovviamente, come lo è tutta la dottrina dell'oltreuomo d'altra parte. Quindi credere che esistano cose oggettive, per Nietzsche è tutta un'illusione. Non esistono valori oggettivi, non esistono modi di guardare le cose oggettivi, non esistono neppure metodi di conoscenza oggettivi. La logica non è oggettiva. Noi pensiamo che la logica sia verità oggettiva, che la matematica sia oggettiva, che 2 più 2 faccia 4. No, è un'illusione credere che esista qualcosa di oggettivo, secondo Nietzsche. Tutto è soggettivo, tutto è prospettiva, tutto è una certa visione diversa. Certo, a volte ci illudiamo che esista l'oggettività, ci piace illuderci, è una forma di fuga dalla realtà, è un tentativo di trovare qualcosa di solido nella nostra vita senza dovercelo creare da soli, qualcosa di solido. È sempre un rifugio nell'Apollineo, l'oggettività. Ma l'oggettività non esiste, la logica, le forme di conoscenza sono tutte illusioni. E difatti non ci danno una forma di conoscenza vera, ci illudono che il mondo sia ordinato, ci illudono che ci siano delle regole nel mondo, che tutto procede in un certo modo, ma sono illusioni, il mondo è caos, il mondo è distruzione, il mondo è mancanza di senso. Cosa volete che ci spieghi la logica in un mondo del genere? La logica è un'altra bugia che abbiamo creato, pur di non sopportare il peso della verità. L'oltreuomo deve rifiutarsi tutte queste cose, deve spogliarsi di tutte queste cose, deve far crollare davvero tutto, quindi anche la logica, anche la matematica, e ricreare i suoi valori, consapevole della prospettiva da cui li crea. E non c'è niente di male in questo, è l'unico modo, secondo Nietzsche, per trovare un senso nella vita, per dare un vero significato alla propria vita senza rifugiarsi eternamente in bugie, menzogne e illusioni. Ecco, il video è stato breve, vedete, pochi minuti rispetto a quello che siamo abituati, però insomma, spero, stimolante, come credo tutto il pensiero di Nietzsche sia stato stimolante, perché è davvero uno dei filosofi con cui magari non si è d'accordo, magari no, però ragazzi, avercene di filosofie che ti costringono a fare i conti, che ti travolgono come un treno in corsa. A me Nietzsche piace da spiegare, da studiare, perché è stimolante. Poi dopo, chiaramente, non si può essere d'accordo su tutto. In descrizione, come al solito, trovate gli argomenti che ho trattato oggi con i minuti di fianco cliccabili per far ripartire il video, poi la playlist su Nietzsche, poi le playlist di storia e filosofia, poi link vari che potrebbero esservi utili, insomma, dateci un occhio se siete curiosi. Ci vediamo presto per nuovi video di storia, filosofia, educazione civica e tutto il resto. Ciao, alla prossima!